Oggi abbiamo anche fatto tutta una considerazione su quest'uso dell'in bocca al lupo, no? Perché era in tema, quindi perché si dice in bocca al lupo? Allora diciamo, si diceva perché Romolo e Remo erano stati salvati dalla lupa, e quindi la lupa, mettendosi in bocca, l'aveva salvati. E allora dico, però se li ha salvati, perché si dice crepi? Se deve di grazie alla lupa e in generale. Che hai pensato quando te ne ho parlato la prima volta, no? Dato che l'hai detto, è curioso, me lo stavo chiedendo pure io un po', allora, perché poi sai, uno si approccia ai progetti con un'idea e poi chissà che succede. Poi ti ricordi, ho detto, ma lo facciamo noi questo film, mi sembra impossibile, tu mi hai detto, ma ti devi fidare. E poi hai approfittato di un mio momento di estrema felicità e della defaianza. Poi mentre andavo via mi ha detto, senti, poi ho pensato di farlo in proto latino il film, e io ho detto, beh, ma è bellissimo. È bellissimo. Appena ho chiuso la porta ho detto, lì mortacci sua, se tu adesso dovessi tornare indietro, prima di tutto, se dovessi tornare indietro risceglieresti di dirlo a me? Poi se io sono stato davvero il primo attore che hai pensato per me. E beh, Ale, qua c'è poco da dire, nel senso che le sfumature, la profondità che ci hai messo mi hanno, come dire, mi confermano ogni giorno che eri l'unica scelta possibile, nel senso che te la voglio dire sinceramente, senza di te avrei preferito non fare il film. Ma perché... qui che dobbiamo baciarci, vero? Passo direttamente a quella dopo, che invece è interessante, se ti ricordi all'interno di questa follia veramente che abbiamo fatto insieme, se c'è un momento che ti ricordi dove hai amato di più qualcosa. Mi porto quelle giornate negli occhi, nelle orecchie, sotto i piedi, cioè mi ricordo la sensazione che provavo ogni mattina arrivando su questo set, che è qualcosa che non avevo mai visto neanche da turista, l'esondazione, le battaglie, gli scontri, ma... Se devo essere sincero, quello che per me è più forte di questo film è la parte emozionale, la parte emotiva, quindi poi alla fine le scene che più mi piacciono, no? Per dire una banalità, sono quelle fra te e tuo fratello, fra te e Tania, sì, le scene dove tutto questo pathos si stringe e diventa un rapporto individuale. Ti capisco. Fra due persone. Ti capisco, perché sai, io sono un rinomato piagnone, quindi ovviamente insomma mi piace quella roba lì. Sì, la commozione che c'è anche per me è la parte calda del film, è qualcosa di fondamentale. Poi c'è stata una cosa, infatti questa è una roba che mi contraddistingue un po', perché non lo fanno tutti gli attori, che è quella di volersi rivedere, no? Non è niente di tecnico, niente di... Certo. Per cui mi stia allodando da solo, proprio la scelta di rivedersi al monitor, certo. Che è una cosa fondamentale, perché rivedermi sul monitor mi consente di capire se quello che sto facendo è una cosa bella oppure no, e come io lo stia facendo. E la prima volta che ho rivisto quello che stavamo facendo al monitor, ho detto, ok, qui varrà la pena prendere il freddo, la pioggia, il fango, perché è quello che piace fare anche a me, no? Quindi diventa un disegno comune, è bello.